Gianni Colacione per Libre TV, 14 marzo 2015, siamo in casa di Pierpaolo Segneri, presidente dell'Associazione di Cultura Politica e Cantiere, e parliamo questa sera di forma partito, parliamo di questo argomento che in qualche modo ci ha accomunato già da subito quando ci siamo conosciuti con Pierpaolo parecchi anni fa. Meditavamo appunto di elaborare una forma partito ideale. E questa cosa poi in tempi più recenti Pierpaolo in qualche modo l'ha resa il nucleo e propulsore dell'elaborazione politica di questa associazione che è il Cantiere. Vediamo un pochino insomma, qual è la riflessione di Pierpaolo alla luce appunto di questa seconda, terza repubblica, come dicono, in qualche modo insomma, sicuramente la forma partito ha visto il nascere di forme nuove. Vediamo un pochino cosa ne pensa Pierpaolo Segneri. Grazie Gianni, questo è un dialogo che facciamo tra di noi, lo facciamo da diverso tempo, da diversi anni, come detto, e giustamente qualcuno potrebbe dire, ma non ho capito bene, Pierpaolo Segneri, per fare qualcosa che vada un po' oltre e fuori, al di là, della partitocrazia e dei partiti, che fa? Fa un partito? No, perciò abbiamo costituito un'associazione di cultura politica, il Cantiere. Perché non capisco quelli che vogliono fare un partito per fare qualcosa che sia contro i partiti. E noi vogliamo invece immaginare una forma partito nuova, innovativa. Siamo partiti originariamente dall'idea, diciamo, che richiamava quella dieta beta di Giuliano Amato. Da lì Come siamo partiti. Non so se ti ricordi. no? Sì, mi ricordo. E siamo partiti diciamo, nel tentativo di ragionare, di capire. Oggi, purtroppo, la situazione politica ha portato ad una crisi tale che è crisi delle istituzioni, crisi della politica stessa. E come si fa ad uscirne con questi partiti qui, cioè con queste organizzazioni che sono ormai soltanto semplicemente comitati d'affari, scontri interni, correnti, faide, solo questo. E con questa forma come si fa a rendere possibile una partecipazione di cittadini che sia una partecipazione che aiuti nel percorso di costruzione di un progetto per uscire dalla crisi e di democrazia, di libertà? Come si fa con questa situazione? Ecco perché il Cantiere ha cominciato a ragionare su un'alterità in realtà, cioè un pensatoio, un think tank dove elaborare idee, ma soprattutto immaginare il nuovo possibile. Sicuramente le vecchie forme partito hanno fatto il tempo loro, sono state un po' devastate, un po' hanno fallito in qualche modo insieme al fallimento, io penso, un po' di quella che è la cultura, o meglio, l'esperienza repubblicana, la prima repubblica, insomma, come si può dire. Quindi per questa forma partito che dovrebbe in qualche modo portare l'Italia in questo terzo millennio, avviarla, tu quale tipo di influssi, ecco, culturali, politici, ma anche magari se ci sono degli esempi da posti che non sono appunto in Italia, sono appunto all'estero, quali Ma dove potresti anzitutto va coglierli? riscoperta la cultura politica, perché i partiti oggi, questi con scelta, non hanno più cultura politica, nel senso che avendo come obiettivo il raggiungimento del potere e come fine ultimo l'obiettivo di mantenimento del potere, quindi spartizione, poltrone, scambi sotto banco, sopra banco, eccetera, e non svolgono più quello che è il diciamo, l'elemento fondante di un partito politico, cioè di formazione di classe dirigente, quindi una selezione della classe dirigente costruita su una cultura politica, cioè questo diciamo, della fine delle ideologie e dell'ideologismo è stato un elemento positivo, ma non possiamo rinunciare alla cultura politica, va innovata. Va approfondita, va reinventata, va riscoperta, va rilanciata sotto altri aspetti, ma la cultura politica anche delle varie famiglie europee non è che si possono esaurire completamente, vanno reinventate. Non so, comunque quello che è l'approccio, il metodo liberale, anche se non c'è un partito liberale, ma è un approccio, un metodo che può essere adottato da tutti i partiti. E quindi anche dai popolari europei, dai socialisti, e attraverso quella filosofia, quel metodo,
riuscire a riscoprire il senso della partecipazione dei cittadini e di ogni singolo, cioè è l'individuo che partecipa alla vita politica proprio in senso liberale e si iscrive a livello individuale a un progetto e quindi a un soggetto, attraverso però dei meccanismi che devono favorire, diciamo, non il vecchio schema tesi, antitesi e poi c'è la sintesi. Questa è roba vecchia, già nel 2008 ne parlavo nei libri Nuovo Possibile. Culmine, crisi e risoluzione. La società di oggi, la Via società Croce, complessa, tutta una una società dialettica. complessa. Allora, la società complessa, non è detto che tesi e antitesi facciano sintesi. E i partiti invece cercano sempre di fare sintesi, quindi devono scendere al compromesso, devono scendere, che non è mai la soluzione, anche le riforme, ma fanno sempre controriforme, ma perché? Perché non c'è la possibilità di mettere insieme, diciamo, idee diverse e allora si rimane sul out-out invece del it-it. Questo è quello che manca nei partiti politici, cioè la possibilità di un ragionamento che aiuti le idee a formarsi nella discussione, nel dialogo, nel dibattito, nel contraddittorio, ma permettendo alla diversità di incontrarsi, no? Invece si creano le differenze e quindi le disuguaglianze e quindi le ingiustizie e quindi c'è una selezione a rovescio. Quindi vanno avanti i più spregiudicati, i più, diciamo, i più gregari al vertice, al segretario che poi deve fare le liste. Beh, sì, quest'ultimo aspetto che tu hai adesso ricordato mi sembra un pochino un aspetto di sempre, insomma, non è niente di. Non è almeno questo frutto di una degenerazione recente. Però è anche vero Nella che. diciamo, nella continuità c'è insita una Una degenerazione. degenerazione. Però una cosa che invece mi sembra, adesso volevo chiederti, più recente come degenerazione, è il fatto che. Questo l'aggettivo liberale, insomma, il rapportarsi a una cultura liberale, uno spirito liberale, un'idea liberale, è propria di varie forze politiche e vari partiti. Prima, insomma, era un po' più, insomma, era tutto un pochino più, tra virgolette, chiaro. Insomma, c'era un'area cattolica, c'era un'area di sinistra, comunista, opposta comunista. Oggi addirittura abbiamo qualche comunista che ha avuto un'illuminazione liberale, insomma. Quindi, insomma, in questo termine, oggi rappresenta ancora, dietro ha ancora diciamo un concetto applicabile, effettivamente attuale Oggi, oggi. oggi come oggi, così come stanno le cose, così come si funzionano i partiti, liberale è una parola consunta, distrutta. Perché? Perché non ha avuto la possibilità, come cerchiamo noi con il cantiere, di trovare un terreno dove questo aggettivo, liberale come aggettivo, diceva Benedetto Croce, non come sostantivo, si possa reinventare. Perché liberale è diciamo, è un approccio di un percorso in movimento, non è statico, non è fisso, non è il potere dominante, autoritario, assoluto che resta fermo, no? L'approccio della fermezza rispetto al dialogo. Liberale è il movimento, se si ferma, se si cristallizza, diventa ideologismo, non è più liberale. Liberale è proprio il superamento delle ideologie e quindi è una filosofia. Stuart Mill, Benedetto Croce, Popper, Kant, Locke, sono tutti filosofi. Quella liberale è una filosofia, mentre il comunismo, il fascismo, il clericalismo poi diventano elementi dogmatici di un pensiero cristallizzato, quello liberale non si può cristallizzare. Se si cristallizza non esiste più, cioè esiste il suo contrario. È questo che è successo. Tutti si rifanno al pensiero liberale. A parole, nessuno lo percorre nella sua innovazione insita, quindi nel suo percorso verso il futuro, che può essere anche poi ovviamente portato diciamo, in un'ottica socialista, in un'ottica del Partito Popolare Europeo, in un'ottica ambientalista, e quello è che Una rimane. filosofia di vita, una filosofia politica. Infatti il cantiere nasce per immaginare un campo altro, cioè non un partito. Ah, siccome l'analisi è di un monopartitismo imperfetto, no? Trasversale, di un blocco di potere unico,
costruire un campo altro, quindi non ancora un partito, ma siamo a una fase politica prepartitica, dove si possa ricostruire, seminare, coltivare il nuovo possibile, cioè dare forma alle necessità, alle urgenze, alle proposte dei cittadini, di ogni singolo cittadino che voglia impegnarsi nella vita politica, senza dover accettare i meccanismi che sono oggi dominanti nei partiti che troviamo in Parlamento, e cioè legati esclusivamente al raggiungimento del potere, cioè il fine non è più l'uomo, e allora sarebbe liberale, cioè l'essere umano, l'umanità, il fine, ma il fine diventa il potere, la poltrona, e per cui non ha più ragione di essere la cultura politica. Perché... Quindi spesso poi il liberale diventa corporativo. Certo, e diventa l'opposto, cioè è come se fosse il lato oscuro, no? del liberale, e il lato oscuro liberale è la corporazione, e del resto anche Mussolini all'inizio, quando arriva in Parlamento e poi al governo, ha avuto il sostegno anche dei liberali, non si sono resi conto di quella, e quindi la forma partito, ripartendo da quel discorso iniziale che ha dato via poi all'Associazione di Culture Politiche e Cantiere, è necessario per ristabilire la possibilità di tutti i cittadini, dei singoli, a dare un proprio apporto che sia però di costruzione e non di distruzione. E costruire significa anzitutto creare i presupposti di una cooperazione, di una collaborazione, di una reciprocità, di un incontro. Ma qual è il luogo di incontro oggi? Non c'è. Aspetta, che adesso tiro fuori una parolina magica: condivisione? No! Condivisione non mi piace. Ma è bocciato. Non mi piace condivisione, ormai va di moda, anche sulle smart, cioè condividi la città. Ce la faccio più. Perché il pensiero liberale non devi condividere le idee degli altri, ma devi creare un sistema, un metodo che permetta la convivenza anche tra idee e valori diversi. Io credo, Dio, patria e famiglia, posso convivere con te che chiedi libertà, uguaglianza e giustizia? Devo trovare la convivenza, se no perché io devo condividere tu, tu devi condividere Dio, padre e famiglia, non si tratta di condividere, si tratta di dare i presupposti, perché la società è complessa e i partiti oggi sono ormai esautorati e non sono più quelli della Prima Repubblica, ma questo sistema, chiamiamolo partitocratico, no? di potere, di ragioni di Stato, è andato avanti benissimo e quindi è dominante. Ma questo non ci fa uscire dalla crisi, cioè la crisi politica istituzionale è invalicabile e quindi insuperabile con questi strumenti, perché il partito è uno strumento. Allora, dice, associazione di cultura politica, luogo dove si riflette, si ragiona, si agisce, si approfondisce, si dà forza alle idee, si dà forza alla circolazione delle idee, e dove però non si costruisce un partito, ma si comincia a lavorare per seminare un campo altro di libertà, di democrazia, di uguaglianza. Perfetto, allora con questa sfida, perché è una sfida quella di creare un campo altro, che poi pensando un po' a un cantiere fa più bene in mente un cantiere edile per seminare, comunque vabbè. Certo, allora, un cantiere che crea un campo altro. Un cantiere perché è sempre work in progress, no? Cioè okay. Siamo lì a... il cantiere non si chiude mai, è sempre aperto. Okay. Popper, no? La società aperta. Ecco, perfetto. Quella. Allora, penso che possiamo chiudere qui, io ti ringrazio per questa... Se hai qualcosa da aggiungere... Una cosa da aggiungere, a cui tengo molto, è che l'individuo, la persona, l'essere umano riscopra se stesso e che riscopra attraverso la politica una parola, cioè la parola politica, nella politica un connotato del vivere meglio. Quindi la politica è come l'arte del nuovo possibile, ma soprattutto come l'arte del vivere meglio. In questi ultimi anni non so se stiamo andando verso quello o se stiamo regredendo, su una continuità che dicevi tu, ma soprattutto su una degenerazione. Voglio finire con una speranza, una cosa positiva. Come esiste il cantiere, esistono tante realtà che su questo terreno si stanno muovendo e che non hanno come fine la campagna elettorale, ma hanno un progetto più alto, e forse più ambizioso, però necessario. E
quindi non si può evitare, non ci si può sottrarre dalle necessità. Grazie per Paolo Segnari. Grazie a voi a Liberi.tv.